Buon pomeriggio e ben ritrovati a Linea Attualità, il nostro programma di approfondimento quotidiano che anticipa la fascia dei nostri telegiornali serali in edizione unica in questi giorni delle 19 e delle 20. Anche oggi ovviamente parleremo dell'emergenza coronavirus in Lombardia con particolare riferimento a Milano e ovviamente alla provincia di Pavia città. Lo faremo anche oggi con i nostri inviati nel capoluogo lombardo, nel capoluogo pavese, ma lo faremo anche raccontandovi due belle storie di solidarietà che andremo ad affrontare nel corso della nostra puntata. Ma prima di iniziare insomma la nostra trasmissione, come sempre vi ricordo il nostro invito, che poi è l'invito delle autorità ovviamente civili e politiche e soprattutto dei medici, è quello di rimanere ovviamente a casa. Rimanete tra le mura domestiche, perché come ogni giorno vi ricordo che non c'è nessun vaccino che riesce oggi a sconfiggere il coronavirus, ma ovviamente si sconfigge solo ed esclusivamente evitando ulteriori contatti e quindi ulteriori contagi. Oggi il trend, ve lo dico subito, è anche oggi positivo, il trend soprattutto in Lombardia, poi andremo ad a vedere i dati perché saremo collegati da Palazzo Lombardia con Chiara Antico, che sta seguendo per noi in diretta la conferenza stampa pomeridiana dell'assessore al welfare Gallera, ma i dati sono confortanti. Ovviamente salgono ancora ovviamente i contagi, ma salgono sicuramente meno rispetto a ieri, ci sono ancora forse troppe morti. Comunque ovviamente il dato delle morti sarà l'ultimo a scendere purtroppo, come dicono gli esperti, ma come noi vi ricordiamo, per limitare tutto ciò è necessario che voi rimaniate a casa, tra le mura domestiche. Come sempre anche oggi vi facciamo vedere una bellissima e curiosa animazione grafica che riassume alcune piccole come si può dire, alcuni piccoli modi di fare da seguire attentamente proprio per evitare ulteriori contagi. Vediamo. Rimanete davvero a casa. Vado subito sul sito di Repubblica per quest'ultima ora, che la vedete campeggiare proprio sotto la testata principale. Rallentano ancora i contagi in Lombardia, 1047 in 24 ore, prima volta in calo ricoverati in terapia intensiva. E allora proprio per questo motivo provo subito a collegarmi con Chiara Antico, però vedo che non è ancora pronta, quindi la lasciamo sistemare a Palazzo Lombardia. Nel frattempo noi andiamo ancora sull'online, andiamo a vedere all'interno del sito di Repubblica il testo insomma dell'articolo. Rallenta, dice Repubblica, per il sesto giorno consecutivo la crescita dei contagi in Lombardia. I nuovi casi positivi sono 1047, ieri l'aumento era stato di 1154, l'altro ieri addirittura di 1590. In calo anche il numero di morti, che sono 381, ora complessivamente sono morti in Lombardia 7199
persone. Ieri il numero dei pazienti deceduti era arrivato a 458, l'altro ieri era addirittura 416. Migliora per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, scrive Repubblica, anche se di poco il dato relativo agli accessi in terapia intensiva in Lombardia. Ieri c'erano stati infatti 1330 pazienti ricoverati in rianimazione, oggi sono invece 1324, cioè 6 in meno. Vedo che insomma Chiara Antico si è piazzata a Palazzo Lombardia, quindi vado subito da lei per sentire gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo già dato Chiara qualche cifra che spero insomma combacia con quelle che hai sentito tu in diretta dall'assessore, per voce dell'assessore al welfare Gallera. Insomma, vediamo di fare un po' il punto, Chiara. Sì, esatto, Stefano, posso. Innanzitutto buonasera a tutti, posso solo confermare appunto questa tendenza ad avere meno contagi rispetto alla giornata di ieri, una giornata quella di oggi che è iniziata sotto il migliore auspicio, così hanno detto in conferenza stampa, anche perché oggi sono state ufficialmente consegnate le chiavi di casa dell'ospedale Fiera, dell'ospedale che è stato all'Istituto Fiera Milano City, sono state consegnate appunto le chiavi al Policlinico e nelle prossime ore, nei prossimi giorni partirà ufficialmente, quindi potrà ufficialmente ospitare i primi pazienti. E poi soprattutto il dato bello, buono della giornata è quello, come anticipavi tu, della terapia intensiva. Per la prima volta dall'inizio di questa emergenza i dati con il segno negativo davanti, quindi vuol dire che per la prima volta ci sono stati zero accessi in terapia intensiva e sono sei pazienti in meno rispetto a quelli di ieri ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Vado velocemente appunto a ridarvi i dati di questa emergenza per quanto riguarda la giornata di oggi, e confermo che sono circa 43.200 i positivi in tutta la regione Lombardia. Nella giornata di ieri sono stati 1.047 rispetto all'ultimo dato che avevamo a disposizione, che era 1.154, quindi vedete comunque c'è stato un calo e la tendenza alla discesa continua. I ricoveri circa 11.800, ieri 68 ricoveri, l'altro giorno 202, quindi vedete, il numero si è ridotto significativamente. I dimessi sono stati 548 nell'arco delle scorse ore. Purtroppo aumenta anche il dato dei decessi, 381 in un unico giorno, però ieri erano stati 458, insomma un centinaio di più, nemmeno un centinaio di più, però non si può ancora dire, hanno detto dalla conferenza stampa, non si può ancora dire che questo sia un dato in calo, perché bisognerà aspettare ancora i prossimi giorni. In ogni caso quello dei decessi purtroppo sarà l'ultimo dato a calare. E appunto la terapia intensiva, il dato migliore assolutamente della giornata, che vede meno 6 pazienti rispetto a ieri. Infatti ieri erano 1324, oggi diamo un dato che è, scusate, ieri 330, oggi 1324, quindi appunto 6 pazienti in meno. E per quanto riguarda la terapia intensiva, ancora è stato ribadito il duro lavoro, lo sforzo che è stato fatto da Regione Lombardia, quello praticamente di raddoppiare i posti in terapia intensiva. E anche se il numero dei pazienti si sta riducendo, le immagini che vediamo si riferiscono all'ospedale Fiera, che è stato allestito nel corso delle ultime dieci giorni. Questo ospedale è proprio per tutti che avranno necessità della terapia intensiva, di modo da poter liberare le sale operatorie ospedali, quelli tradizionali, proprio per continuare con le altre emergenze che purtroppo ovviamente non si sono fermate e continuano. Poi volevo darvi il dato della mobilità. Lo sappiamo appunto, questa applicazione che riesce a intercettare gli spostamenti dei cittadini è arrivato al 42%. 42% rispetto circa a una percentuale del 36-37% di settimana scorsa, non si discosta molto. Quello che hanno detto è che probabilmente
ci sono più attività produttive tra cui aperte, cioè più che altro è una l'attività produttiva aperta rispetto alla settimana scorsa, che è quella della produzione di mascherine. E poi un'ultimissima cosa che vi posso segnalare, molto importante, hanno detto a tutti i cittadini, un appello fatto da Regione Lombardia, oltre ovviamente a quello di continuare a stare a casa, perché nonostante comunque i risultati stiano dando, queste strette si stiano cominciando a dare effettivamente i frutti, un'altra importante appello che hanno fatto è quello di scaricare l'app Allerta LOM, che è un'applicazione della protezione civile, di entrare all'interno della, dell'area relativa al coronavirus. All'interno c'è un questionario che è assolutamente anonimo, un questionario che chiede se si hanno avuto dei sintomi, se si hanno avuto contatti con eventuali contagiati. Rispondere a queste domande, che serviranno, sono molto molto importanti a livello a fini di, statistici, ed è molto importante per loro e anche per gli esperti avere proprio una mappa di questo tipo. Stefano, ti restituisco. Grazie Chiara, poi magari ci ricollegheremo nel corso della trasmissione per fare anche un po' il punto della situazione. Tu oggi eri all'ospedale di Fiera Milano City, poi faremo anche vedere un servizio che hai realizzato per noi, insomma magari entriamo un po' anche nel dettaglio di questa grande struttura che la Lombardia ha messo in piedi nell'arco di soli 10 giorni, con tanti sforzi ma anche con tanto amore. Allora, vediamo anche, prima di andare a collegarci con Pavia, sempre su Repubblica, il trend è un po' delle province. Stabile il trend nella provincia di Bergamo, ma sempre sui numeri più bassi degli ultimi giorni, 138 nuovi casi. Monza registra 100 contagiati in più e il Lodigiano, la zona dove è partito ovviamente il contagio, 29. Aumentano i casi a Pavia, più 97 rispetto ai 62 di ieri, e Cremona con più 81. Questa era un po' la situazione, la fotografia, il bollettino nelle varie province ovviamente del nostro territorio lombardo. Io vado a collegarmi, prima di dare la parola poi ai nostri ospiti che sono collegati online, per farvi raccontare da loro diverse esperienze che hanno messo in atto per raccogliere fondi e per proporre idee per passare il tempo ovviamente tra le mura domestiche, con Luca Pattarini, che è collegato dall'esterno della prefettura di Pavia, per fare un po' anche il punto della provincia. Sì, buonasera Stefano, spero che voi riusciate a vedermi e sentirmi, ho qualche problema di connessione. Come dicevi giustamente tu, aumentano i casi in provincia di Pavia, ma tutto sommato si tratta quantomeno di un aumento costante, 97 persone contagiate in più nelle ultime 24 ore, salgono quindi a 2133 in tutta la provincia le persone positive al Covid-19, sostanzialmente è una crescita che da alcuni giorni, insomma, si attesta tra i 60 e le 90 unità in più, quindi anche qui cercheremo di capire nei prossimi giorni se si tratta appunto di un assestamento di questa curva che, l'abbiamo detto, in provincia di Pavia continua a crescere, o se effettivamente dobbiamo ancora vedere la fine di questa situazione decisamente complicata. Lo abbiamo detto nelle scorse ore, oggi è stata una giornata importante perché in diversi comuni della provincia si è raccolto un po' l'appello lanciato dai sindaci della Bergamasca di fare un minuto di silenzio in ricordo proprio delle vittime del coronavirus. È successo a Pavia, è successo ovviamente in tanti altri comuni della provincia, Certosa, Zinasco, e in tanti hanno voluto manifestare la loro vicinanza, ovviamente tanti primi cittadini ma anche tanti amministratori, anche il presidente della provincia Vittorio Poma ha osservato un minuto di silenzio proprio in ricordo delle vittime del Covid-19. Prima di ridarvi la linea, volevo segnalare anche che è uscito in queste ore uno studio sull'epidemia ovviamente di coronavirus, di Covid-19, fatto dagli epidemiologi dell'Imperial College di Londra, una delle università più importanti, uno dei centri di ricerca più importanti per quanto riguarda l'epidemiologia. E ovviamente ci sono dei dati che fanno riflettere perché secondo la stima fatta proprio dai ricercatori inglesi in Italia sarebbe infettato al 28 marzo, quindi a 3 giorni fa, il 9,8% della popolazione, quindi circa 6 milioni di persone. Ovviamente si tratta di dati raccolti e estrapolati da un calcolo basato sui decessi nel nostro paese, si tratta di dati che non hanno aderenza con quelli che vengono appunto diffusi da regione, dalla protezione civile, si tratta di
dati ovviamente destinati a far discutere e di molto. Bisognerà capire effettivamente dove sia la verità, ovviamente tra i dati che vengono forniti da Regione e da Protezione Civile, piuttosto che da questi dati ricavati appunto dal calcolo dei decessi da parte degli epidemiologi dell'Imperial College di Londra. Per il momento è tutto, però Stefano, ti restituisco la linea, torneremo a collegarci più tardi. Grazie mille Luca, vado sul sito online del Corriere della Sera perché sono anche arrivati i dati della Protezione Civile Nazionale, la solita conferenza stampa serale, gli aggiornamenti parlano di 105.792 casi positivi e 12.428 morti totali, questo è il bollettino e il Corriere titola cala il numero quotidiano dei ricoverati. Quindi è un trend che rispecchia fedelmente quello della Lombardia appena descritto dall'assessore al welfare in conferenza stampa. Parlavamo di questa iniziativa dei comuni italiani per ricordare purtroppo le tante vittime, qui lo dimostra questo dato, 12.428 morti a livello nazionale che i comuni hanno voluto fare e l'ANCI ha voluto fare proprio nella giornata di oggi a mezzogiorno, un minuto di silenzio nelle principali palazzi del governo italiano, nei municipi di tutta Italia. Noi eravamo presenti a Milano con Giusy Chiricò e quindi vediamo il servizio. Bandiera a mezz'asta, un minuto di silenzio. Così Milano, assieme alle città lombarde e al resto d'Italia, alle 12 in punto, ha ricordato le vittime del coronavirus. Il sindaco Giuseppe Sala, in fascia tricolore, ha osservato il raccoglimento per le vittime del coronavirus di fronte alla sede dell'amministrazione Palazzo Marino. Anche noi abbiamo avuto le nostre vittime, quindi ricordiamo le vittime, i loro cari, e credo che oggi sia anche l'occasione per ricordare chi è in prima linea, in particolare il personale sanitario, perché stanno dando molto di se stessi e della propria vita. Il sindaco apre uno sguardo al futuro e prova a immaginare la vita una volta terminata l'emergenza sanitaria. Ho la percezione che ci sia più che voglia necessità nella gente di avere una prospettiva di ripartenza, insomma anche a questo punto lo dicevo oggi nel mio video mattutino di saluto, fino a un po' di giorni fa mi scrivevano tutti più che altro denunciando i comportamenti che non andavano bene, no? I runner che correvano oppure chi stava a parchetto, adesso è molto più concentrato sulla consapevolezza delle difficoltà proprie, ho perso il lavoro, rischio di perdere il lavoro, pago un affitto troppo alto, chi penserà a me, e quindi ripeto non è tanto la voglia di ripartire, è la necessità. Quello che mi pare di capire dal nostro governo è che fino a Pasqua non succederà nulla. E che il periodo da qua a Pasqua, che vuol dire 10 giorni, verrà impiegato per capire poi con giusta gradualità su come si potrà tornare, non dico una normalità perché fino a che non avremo un vaccino non ci sarà alcuna normalità, ma insomma a un funzionamento discreto dell'economia e del lavoro. Ci sono dei buoni segni, ma siamo lontanissimi dal rischio che sia qualcosa da metterci alle spalle. Allora, abbiamo visto questo ricordo milanese delle vittime del coronavirus a Palazzo Marino. Allora, cominciamo la nostra carrellata con i nostri ospiti collegati online ovviamente, perché anche noi rispettiamo tutte le disposizioni previste dal decreto. E andrei subito da Andrea Maccarini, che è un vogherese, un grafico, un creativo, un illustratore, insomma. Perché Andrea, ti abbiamo voluto convocare questa sera a Linea Attualità? Perché insomma tu hai messo in atto una bellissima iniziativa, quella di realizzare una t-shirt, una maglietta che metterai ovviamente in vendita, hai messo in vendita per ovviamente donare poi il ricavato, se non mi sbaglio, agli ospedali, all'ospedale di Voghera. Insomma, una bella iniziativa, fortunatamente una delle tante messe in atto in provincia di Milano e in provincia di Pavia, che vanno ovviamente finalizzate a un bene prezioso che è quello oggi degli ospedali, Andrea. Sì,
Buonasera a tutti innanzitutto. Questa iniziativa è un'iniziativa che è partita da un'idea di Alessandro, che è un amico, che è un edicolante di Via Grattoni di Voghera, e insieme a lui e un altro amico che appunto si occupa della produzione e della stampa di t-shirt, che è Marcello, abbiamo avuto questa idea di far partire questa raccolta fondi, in realtà, perché tutto è iniziato come una raccolta fondi, però abbiamo valutato il fatto che potesse essere una cosa bella lasciare un oggetto o comunque un qualcosa che potesse andare a simboleggiare anche questo periodo e soprattutto aver superato questo periodo, qualcosa che rimanesse diciamo nel tempo, che rimanesse dopo anche. Quindi perché no, abbiamo deciso di appunto di farlo attraverso una t-shirt, qualcosa che una persona poteva poi indossare da un certo punto di vista. Eccola, la vediamo, Voghera con voi. Sì, esatto. E quindi Alessandro mi ha contattato e mi ha detto di pensare a un soggetto per questa maglietta. Il primo problema che ci siamo posti era di fare un qualcosa che comunque fosse anche poi piacevole da indossare, quindi abbiamo fatto questa ricerca grafica partendo dal logo del comune di Voghera, al quale abbiamo associato il simbolo della Croce Rossa, ovviamente visto in chiave grafica, diciamo, e visto in chiave, diciamo, di abbigliamento, e abbiamo creato questo simbolo, questa grafica che verrà stampata sulle t-shirt e verranno consegnate a tutti quelli che decideranno di fare una donazione, e per far sì che se ci aiutano potremo indossarle quando tutto sarà finito. Certo, un'idea geniale, carina, insomma, anche perché insomma, non solo aiuta a una finalità ben precisa, che è quella di aiutare l'ospedale di Voghera, ma anche perché ovviamente uno si porta sul petto i colori anche della propria città. Sì, questa cosa dovrebbe, speriamo, anche aiutare un po' a, permettetemi il termine, di rinnamorarsi un po' della propria città. Voghera, come altri comuni, sono comuni, noi viviamo in una zona molto spesso di persone che tendono a non frequentare troppo la propria città da un certo punto di vista. Questo lo si percepisce anche nelle difficoltà delle volte commerciali, delle realtà commerciali che ci sono. Sono sicuro che questo periodo invece aiuterà tutte le persone a sensibilizzarsi di più, non solo l'un con l'altro, ma anche verso appunto la propria città, il proprio comune. Si tornerà ad apprezzare cose che prima sembravano scontate oppure alle quali non si dava minimamente importanza. Certo. Ecco, come si fa per ordinarla, insomma, questa maglietta? Cosa bisogna fare? Insomma, diamo anche un'utile informazione ai nostri telespettatori che volessero, facciamo anche noi l'invito, acquistare questa maglietta. Ovviamente ricordiamo per l'ennesima volta che il ricavato a favore dell'ospedale civile di Voghera. Allora, per chi fosse intenzionato a fare una donazione e quindi acquistare la maglietta, basta che si collega via Facebook alla pagina dello stampatore, che è Marcello De Lucchi. La sua azienda si chiama Print Art, quindi cercando Print Art Voghera su Facebook si finisce direttamente sulla pagina. Lì ci sono tutte le informazioni relative a modalità di pagamento e quindi come si può fare l'offerta, che può essere sia tramite PayPal in maniera digitale, sia tramite IBAN, oppure direttamente anche presso l'edicola di Alessandro, che ricordo è attualmente aperta perché lui sta svolgendo questo servizio di consegna a domicilio di giornali e giocattoli, che è una cosa molto apprezzata in Voghera. Le magliette verranno stampate a fine campagna, questo perché ovviamente in questo momento non è possibile tutti i giorni scendere in laboratorio e stampare il materiale, ma preferiamo raccogliere prima tutto il materiale, fare un'unica stampata, e fatto questo le magliette potranno essere o ritirate di persona presso l'edicola di Alessandro, oppure le consegneremo a domicilio se nel caso in cui la quarantena fosse protratta o non ci sarà la possibilità di ritirarla di persona. Ok Andrea, poi ritorneremo ancora da te, io mi fermo per qualche istante di pubblicità, poi vado a raccontarvi un'altra bella storia che arriva dal Pavese invece. Rieccoci nuovamente live dallo studio 1 di Milano Pavia TV con Linea Attualità, ovviamente stiamo approfondendo le ultime notizie
arrivate relative all'emergenza sanitaria coronavirus in Lombardia e vi stiamo anche raccontando delle belle storie tra Milano e Pavia, insomma storie che garantiscono quel giusto riconoscimento a chi oggi è impegnato in prima linea, quindi gli ospedali, ma anche chi vive tra le mura domestiche e rispetta fedelmente ciò che ci impone il decreto, cioè quello di rimanere a casa. Prima di raccontarvi questa storia, quindi andare a Gerenzago da Valerio Lo, che è un commerciante, vado a leggervi questa ultima notizia apparsa sul sito dell'ANSA. Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.109 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.590. I malati sono oggi 77.635, con un incremento rispetto a ieri di 2.107. Lunedì l'incremento era stato di 1.648. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, è di 105.792. Il dato è stato fornito ovviamente dalla Protezione Civile nel corso della consueta conferenza stampa. Allora adesso mi sposto, come dicevo, a Gerenzago, andiamo da Valerio Alò, che è un edicolante, un commerciante che è impegnato tutti i giorni non solo a consegnare il giornale oppure insomma le necessità quotidiane ai suoi clienti, ma se ha ideato una sorta di vetrina tramite il principale social che è Facebook, dove si scambia delle idee con i propri cittadini, con chi vuole ovviamente seguirlo, e negli ultimi tempi insomma la sua pagina ha spopolato proprio perché è riuscito a movimentare insomma anche le case, seppur le case di tanti cittadini di Gerenzago. Valerio. Sì, buonasera a tutti. Abbiamo parlato sempre in plurale perché è un'iniziativa che voglio condividere con tutte le persone che partecipano alle dirette. Il tutto è iniziato con la consegna di giornali a domicilio e niente, dopo un giorno eravamo al bar, ero al bar, e ho deciso di fare questa diretta. E nel parlare così abbiamo deciso che ogni giorno portavo mia vicina di casa, ma la sua idea è quella di dire una ricettina, e abbiamo iniziato con le ricette alla mattina. Al pomeriggio invece trattiamo un argomento che sceglie qualcuno che segue la nostra diretta. Pochi giorni fa abbiamo avuto il piacere di essere in diretta con Elisabetta Caggio, la figlia di Paolo Villaggio, che è stata molto disponibile e ha risposto a tutte le nostre domande. E invece due giorni fa abbiamo intervistato un ragazzo che ha percorso Villanterio a Roma a piedi. E invece il momento di oggi era le paure. E dopo un'ora e dieci di diretta, fra le tante paure dette, con grande soddisfazione, nessuno ha detto aver paura di questo virus qua. Certo, sembrerebbe un controsenso, Valerio, insomma tutti abbiamo paura oggi di questo maledetto virus che ci sta costringendo in casa e purtroppo fa tante vittime, magari tanti anche cari e amici insomma che purtroppo sono morti a causa anche di questo virus. Oggi in effetti insomma anche i comuni hanno ricordato le vittime del coronavirus, però questo dimostra che la tua ricetta magari di spingere chi ti ascolta a parlare di altri argomenti è vincente. Sì, sì, funziona, sono di essere aiuto a tanti, ma anche sono d'aiuto a me, perché anch'io i primi giorni ero giù di morale, come penso siano un po' tutti, e invece queste dirette mi tirano sul morale, non vedo l'ora di poterle fare. Anzi, colgo l'occasione, per chi volesse partecipare, basta richiedere l'amicizia su Facebook allo Valerio e interagisce con noi.
Va bene Valerio, poi ritorneremo ancora con te per parlare un po' anche dell'altra tua iniziativa, quella un po' meno ludica, chiamiamola così, ma più utile al quotidiano, che è quella insomma della consegna di giornali e di altri generi ai tuoi cittadini, insomma, che lo fai con tanto affetto. Vado a collegarmi invece adesso con Chiara Antico a Milano. Insomma, Chiara, dicevamo in precedenza che hai seguito stamattina la presentazione dell'ospedale di Milano, insomma il Fiera Milano City. Insomma, raccontaci un attimo com'era l'esperienza, com'è stata l'esperienza, Chiara. C'è qualche problema con Chiara Antico in collegamento in diretta da Milano, vediamo di ripristinare il collegamento. Allora, non molliamo, ma facciamo allora vedere il servizio che proprio Chiara Antico ha realizzato. Come dicevamo, oggi c'è stata questa importante presentazione alla stampa e non solo di questo ospedale che è stato realizzato negli spazi di Fiera Milano City, nel cuore della città, realizzato, pensate, in soli 10 giorni, un grande sforzo corale di tutti, di Regione Lombardia in primis, ma anche di tanti esperti, volontari, ma anche di tante persone, parlavamo prima di beneficenza, che hanno donato soldi perché questa realtà potesse trovare spazio proprio all'interno della fiera. Vediamo il servizio che ha realizzato Chiara Antico. 200 posti letto, 900 tra medici, infermieri e tecnici, è la più grande terapia intensiva d'Italia. Realizzata a tempi record da 1500 lavoratori, è pronta per ospitare i primi pazienti. La struttura sanitaria allestita in Fiera Milano City, molto più di un ospedale da campo, ma un hub della rianimazione con tanto di sala operatoria, TAC, radiologia, sala relax per personale sanitario. Quella di oggi non è stata un'inaugurazione, hanno voluto precisare dalla Fondazione Fiera, ma piuttosto un momento di lavoro. Abbiamo fatto in 10 giorni quello che in maniera ordinaria si fa in qualche anno, e questo sicuramente ne possiamo essere orgogliosi, ma ne sono orgoglioso per tutte le persone che hanno lavorato. La struttura è stata assegnata al Policlinico e già da domenica dovrebbe vedere entrare i primi pazienti Covid-19. Si parte con 24 posti letto, che diventeranno 53 nel primo blocco, e nelle fasi successive a questo numero si aggiungeranno altri 104 posti e infine 48. I pazienti che verranno ricoverati all'interno di questa struttura lo faranno sulla base delle scelte poste in essere dal coordinamento regionale, appunto, dell'unità di crisi, che si occupa di destinare già dall'inizio di questa emergenza i pazienti che hanno necessità, appunto, di assistenza e terapia intensiva. L'ospedale come simbolo di questa battaglia, punto di riferimento per tutto il paese. Qui è stato realizzato un ospedale di altissima qualità, di altissima tecnologia, un ospedale che secondo il mio parere potrà diventare un punto di riferimento per la rianimazione di tutto il nostro paese. Guido Bertolaso, chiamato per questa missione e contagiato dalla malattia, ha voluto lasciare un messaggio. Dobbiamo ancora lottare, dobbiamo farlo tutti da italiani. Allora, proviamo a vedere se riusciamo a collegarci con Chiara Antico, mi sembra proprio di sì. Fontana parlava insomma di un ospedale che diventerà un esempio per l'Italia intera, Chiara. Sì, esatto, è stato ribattezzato il padiglione del Policlinico in Fiera, perché come avete sentito nel servizio sarà dato completamente in gestione al Policlinico. Esatto, un punto di riferimento proprio non solamente per le rianimazioni, per la regione Lombardia, ma anche e soprattutto per l'Italia, tant'è che il governo ha già espresso la volontà di volerlo replicare, quindi di tenere come esempio, come modello questo nuovo hub appunto per la rianimazione e replicarlo anche al centro Italia, al sud Italia. E alla domanda dei giornalisti di che fine farà questo ospedale, che non è un ospedale da campo, l'hanno voluto ribadire più volte, non si tratta di un ospedale da campo, ma si tratta proprio di un vero e proprio ospedale strutturato con tanto di sale operatorie, TAC, radiografia, comunque soprattutto un ospedale di qualità, un'eccellenza. Quindi alla domanda di che fine farà al termine di questa emergenza, se da una parte il presidente della Fondazione Fiera ha detto di non veder l'ora di volerlo smantellare, tenendo ovviamente tutte le attrezzature e
dandole in gestione agli altri ospedali. Dall'altra parte invece il presidente Fontana ha detto che l'ipotesi comunque di mantenerlo così com'è per una eventuale e assolutamente non auspicabile ovviamente nuova emergenza in futuro non è un'ipotesi da escludere, o almeno questa è stata la volontà che ha espresso proprio il governo, ma queste ovviamente sono poi considerazioni che si faranno al termine di questa emergenza. Intanto tra domenica e lunedì cominceranno ad entrare i primi 24 pazienti e poi pian pianino pronto il primo modulo, lo avete visto, il primo blocco lo avete visto, e da qui alle prossime settimane insomma il numero di posti letti disponibile sarà circa 200, 900 tra personale sanitario, quindi tra medici, infermieri e tecnici, e tantissime le donazioni che sono arrivate proprio per la realizzazione di questo ospedale. Noi abbiamo fatto anche un sopralluogo, non so se siete in grado di mandare il servizio, in ogni caso vi sintetizzo io, insomma c'è una grande sala conferenza proprio per permettere ai medici e agli infermieri, comunque a tutto il personale sanitario di conferire appunto con gli altri colleghi a distanza, comunque di preparare i vari interventi. Poi ci sono due zone, c'è una zona verde che è quella proprio dei servizi generali, quella dove ci sono gli spogliatoi, le docce, e poi c'è invece una zona rossa, quella dove si entra solamente, ecco forse è proprio queste le immagini che vediamo, una zona rossa nella quale si entra praticamente si viene una sorta di sanificazione, cioè si entra in questa porta e c'è una sorta di filtro, e poi prima di uscire i medici devono spogliarsi delle tute, di tutti i dispositivi di protezione, lasciarli in questo ambiente di zona rossa, ripassano un'altra volta in questo filtro ed escono che sono completamente puliti, questo ovviamente per evitare di contaminare tutti gli altri. Insomma ci sono tante ovviamente dispositivi di sicurezza, sistemi di sicurezza per evitare il contagio. Stefano, se non ci sono altre domande ti restituirei la linea. Grazie Chiara, poi andremo a vedere questo servizio nel corso delle nostre due edizioni serali del telegiornale, insomma abbiamo fatto proprio un giro in esclusiva con Chiara Antico la scoperta di questo ospedale. Nel frattempo è arrivata questa notizia che vado subito a leggervi dal sito di Repubblica, nuova circolare del Viminale, sì a camminata genitore figli, è da intendersi consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. Lo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per chiarimenti sui divieti di assembramento e spostamenti a causa dell'emergenza coronavirus. E l'attività motoria generalmente consentita, precisa il testo, non va intesa come equivalente dell'attività sportiva, jogging, possibile invece camminare in prossimità della propria abitazione. Una notizia arrivata soltanto pochi istanti fa e ovviamente quindi innesta tutto quel discorso ulteriore dei controlli. Allora vado a collegarmi con Luca Pattarini da Pavia, perché insomma questi controlli stanno dando anche dei frutti sotto il profilo di multe. Sì Stefano, multe ma anche denunce, ovviamente l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, stanno continuando i controlli delle forze dell'ordine un po' in tutta la provincia. Nella notte tra il 29 e il 30 di marzo i carabinieri di Mortara hanno fermato un 21enne pregiudicato e disoccupato e originario del Gambia, che stava sostanzialmente passeggiando senza ovviamente Luca, un ti interrompo un motivo. Secondo durante... perché ti sentiamo, no adesso ti vediamo io. Anche, perfetto. Ti sentivamo. Ah, perfetto. Adesso ripeto, perfetto. Abbiamo qualche problema tecnico qui a Pavia. Appunto è stato nella notte tra il 29 e il 30 marzo è stato fermato un 21enne originario del Gambia pregiudicato e disoccupato durante uno dei controlli per l'impedimento del contagio del coronavirus. Questo ragazzo ovviamente era in giro senza un valido motivo ed è stato denunciato dai carabinieri. Alla notifica della denuncia però il ragazzo ha dato false generalità e dai controlli successivi si è scoperto che doveva ancora espiare una condanna di 8 mesi di reclusione per rissa
e violenza pubblico reati che aveva commesso a Milano nel maggio del 2019. Ovviamente l'uomo è stato trasferito in carcere a Vigevano, dove dovrà appunto la sua pena. Tra l'altro, proprio la scacchia del giubbotto aveva anche ambiti di hashish, motivo per cui la sua posizione è peggiorata ulteriormente. Però quello che fanno i carabinieri in questi giorni non è soltanto ovviamente attività di repressione, ma anche di aiuto. Una bella storia arriva da Bornasco, dove i militari della stazione di Siziano sono andati ad acquistare i farmaci salvavita a una 58enne proprio di Bornasco, immunodepresso. Ovviamente i militari li hanno acquistati in farmacia, li hanno consegnati con tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza necessari, quindi con guanti e mascherine, ed è anche questa una piccola e bella storia di solidarietà che coinvolge la cittadinanza, le forze dell'ordine, per dimostrare che appunto nessuno viene lasciato solo, quantomeno si cerca di aiutare quante più persone possibile. Per il momento, Stefano, è tutto, ti restituisco. Grazie mille, Luca. Allora, io vado ancora a collegarmi con Andrea Maccarini, grafico illustratore di Voghera, insomma, che ha portato avanti questa bellissima iniziativa insieme a dei suoi colleghi con cui ha realizzato una maglietta che vi invitiamo ad acquistare, perché i proventi vanno all'ospedale civile di Voghera. Ma io con te, Andrea, volevo parlare anche di comunicazione in questo periodo. Insomma, si fa tanta comunicazione sociale, ovviamente siamo martellati da comunicazioni, siamo martellati anche da informazioni cosiddette fake. Insomma, come bisogna districarsi in questo mondo? Ma innanzitutto le regole base, questo rimane comunque un mio parere, è quello sempre di attenersi alle fonti ufficiali per quanto riguarda qualsiasi tipo di notizia, che sia dal punto di vista appunto sanitario o anche regole di vita. Il problema in questo senso è che, se da una parte abbiamo una comunicazione secondo me attiva e propedeutica, dall'altra parte sappiamo tutti che c'è un altro filo di comunicazione, che è quella un po' borderline, che è quella appunto che cavalca un po' l'onda sotto questo punto di vista. Quindi, ripeto, sicuramente prima di tutto affidarsi alle fonti ufficiali e capire che molto spesso, so che è un meccanismo che non è facile da capire nell'immediato, l'informazione, non dico che sia completamente deviata, però molto spesso viene anche in maniera sottile ritoccata solo allo scopo appunto di ottenere più audience, like, o nel caso si parli di social, eccetera, eccetera, eccetera. E in questo senso mi ricordo, faccio questo aneddoto, io ricordo una frase di Marco Columbro che disse, per quanto riguarda i media, lui disse che i media vi fanno vedere quello che voi volete vedere. E dentro questa frase si racchiude un po' tutto da un certo punto di vista, perché è vero che se da una parte c'è informazione, dall'altra parte invece gli strumenti mediatici hanno purtroppo quest'altra faccia. Sta all'intelligenza delle persone capire le fonti e filtrare soprattutto in maniera giusta. Certo. Andrea, tu come stai vivendo questi momenti, insomma, da creativo, insomma, che ha bisogno, insomma, di aprirsi al mondo e esprimersi? Invece ovviamente sei anche tutta le tue mura domestiche, scusa, a creare, insomma, come stai vivendo questi momenti? Ma allora, innanzitutto, le persone che fanno il mio lavoro o che comunque fanno dei lavori, diciamo, chiamiamolo da freelance, poi ci sono varie tipologie, varie sfaccettature anche di questo lavoro, sono già abituati a questo tipo di, diciamo, di lavoro, chiamiamolo da casa, smart working o comunque attraverso sistemi di comunicazione digitale o quanto altro. E quindi non c'è stato un passaggio radicale rispetto a prima. Sostanzialmente io ho spostato il mio lavoro dallo studio a casa per un fattore puramente logistico. Ovviamente dipende sempre anche il freelance con che tipo di clienti si raffronta e con che tipo di strutture si raffronta, perché per esempio nel mio caso specifico, che collaboro con un'agenzia pubblicitaria, tutto, diciamo, che diventa allo stesso tempo un po' più lento, ma allo stesso tempo un po' più frenetico. So che è un discorso che non ha né capo né coda, ma in realtà ci sono momenti in cui è difficile interfacciarsi e bisogna cercare di raccogliere la maggior parte delle informazioni il più velocemente possibile, e momenti in cui c'è più relax da un certo punto di vista.
Però ecco, ripeto, chi fa il mio lavoro o lavoro simile al mio, può essere un fotografo, qualcuno che comunque lavora nel digitale, è già abituato a questo tipo di approccio. Nel mio caso specifico, pensavo di avere un po' di tempo per dare il bianco in casa, invece non è stato così, perché lavorando soprattutto nel settore food, il lavoro continua ad esserci, anzi, diciamo che è anche aumentato da un certo punto di vista. Ma non solo, io sono convinto che molte aziende, per chi lavora con le aziende, approfitteranno di questo momento, chiamiamolo anche di pausa, se vogliamo così definirlo, per curare tutti quegli aspetti digitali che prima non avevano curato. Magari rifaranno il sito web, cureranno i social, oppure penseranno a nuovi prodotti da sviluppare. Ci sarà una faccia positiva, diciamo, di questa cosa. Certo, ne sono convinto, Andrea. Vado a collegarmi, provo almeno a collegarmi con Valerio Alò da Girenzago, se mi sente, vedo che è un po'... Mi senti, Valerio? No, abbiamo problemi di connessione con Valerio, insomma volevo far raccontare la sua esperienza davvero importante, insomma porta tutti i giorni quotidianamente generi importanti e anche i semplici giornali ai propri cittadini. Volevo farvi raccontare dalla sua viva voce questo bellissimo gesto, però io volevo adesso raccontarvi la storia del comune di Robbio Lomellina, perché domani, insomma, il sindaco darà il via ufficiale in questo servizio realizzato da Luca Pattarini, insomma, ai famosi prelievi e tanto discussi prelievi del sangue a molti cittadini del suo territorio, per vedere se hanno contratto in tempo recente il coronavirus. Vediamo. Sono partiti oggi i test del sangue sui cittadini di Robbio, voluti dal sindaco Roberto Francese, per capire la percentuale di diffusione del coronavirus in paese. I primi ad essere sottoposti a questo campionamento di massa sono stati gli ospiti delle case di riposo e i lavoratori delle professioni sanitarie, medici ed infermieri. I primi risultati arriveranno nelle prossime 24 ore. Il test potrà poi essere esteso a tutti coloro che ne faranno richiesta ed i costi saranno a carico di abitanti ed aziende, per un importo di poco superiore ai 40 euro. L'ATS ha messo in quarantena le persone che hanno fatto un primo test sierologico, perché poi noi i dati li diamo a disposizione delle autorità sanitarie, nel senso che non siamo medici, abbiamo fatto questa cosa per dare un'opportunità ai nostri cittadini, perché purtroppo ci sono persone che sono a casa da 3 settimane che attendono il tampone domiciliare, ma non ci sono più tamponi, quindi come sta facendo Zaia in Veneto e molte altre regioni, questo può essere un supporto, perché ovvio che quando si può fare il tampone siamo dei contenti che noi, se venissero a farlo alle 30 persone che sono in attesa, che i medici di base hanno già segnalato più volte, saranno i primi contenti. Il test del sangue sarà esteso anche ai cittadini dei comuni limitrofi, da Castelnovetto a Palestro. Assieme allo screening, però, il sindaco insiste anche sulla necessità delle cure domiciliari per le persone colpite da Covid-19. Queste persone sono a casa da sole, abbandonate da tutti, e continuano a chiamare il loro sindaco, che è l'unica persona che gli risponde. Io non riesco più a sopportare questa cosa, guardare impotente la gente che si ammala, che peggiora e a volte muore. Bisogna curarli a casa, come ci sono già i protocolli, come stanno già facendo Piacenza. Non bisogna lasciarli in casa fino a quando peggiorano, che poi li portano lì in crisi respiratoria, è troppo tardi. Quindi bisogna farlo a casa, per tempo e quando è il momento. Allora, vado a leggervi ancora due notizie dal web prima di chiudervi e lasciarvi al nostro telegiornale. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro commenta sul sito di Repubblica: siamo arrivati al picco dei contagi, non molliamo o l'epidemia può ripartire. Chiudiamo con una notizia extra coronavirus, una notizia di cronaca che arriva da Milano Today, dal quartiere Cutiotto, in via Giulio Natta. Ragazzino aggredito e accoltellato alla pancia in via Natta, fermati 2 giovani, successo nel pomeriggio di martedì. Sul caso indagano i carabinieri, vediamo nel testo: un ragazzo algerino di 19 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di martedì 31 marzo. L'aggressione è avvenuta intorno alle 14:10, non lontano
lontano dal parcheggio di interscambio di Lampugnano. Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Pavia che hanno fermato ad oggi due persone. Questa era l'ultima notizia di cronaca di oggi. Io vi do l'appuntamento a domani sera sempre alle 18 con Linea Attualità. Ora vi lascio ai nostri notiziari delle 19 e delle 20. Buona serata.